Good afternoon, everybody. Welcome to the press conference of Turkey. Apologies for the delay due to a flight uh, delay. Uh, we have here head coach Vincenzo Montella and player Fed Uh We will start with questions for the player first. So if you can raise your hand, uh, wait for the microphone to arrive, and then ask a question for the player, please. If we can start here in the center, in the third row. In the center. <laughs> Question uh, probably in, in Dutch, if possible. Ferdy, uh, hoe is het voor jou om uh, te spelen en kun je iets vertellen over wat we morgen uh, in het uh, stadion kunnen verwachten wat betreft de fans? Het uh, be uh, gaat een uh, hele speciale wedstrijd voor mij worden. Uh, mijn moeder is uh, Nederlands, mijn vader is Turks. Voor uh, mijn familie wordt dus een bijzondere wedstrijd en uh, ik denk dat we uh, heel veel fans kunnen verwachten van, um, van onze Turkse kant, um, net als alle andere wedstrijden voelt het als een thuiswedstrijd. Next question here in the front row. Ferdi de gürler Akınbiçin Spor. Tabii ki, Bütün Türkiye'nin kalbi sizlerle. Ama meriye verilen ceza şu an Türkiye'nin gündeminde belki de en önemli maddelerden bir tanesi. Ee, siz neler söylersin bu konuyla alakalı? Sizi nasıl etkiledi? Ee, belki de bu konuyla birlikte sizi daha çok motive edecek bir unsur olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl bir etkisi olacak üzerinizde? Teşekkürler. Meri'nin yokluğu için neler söylersin? Um I think the Guest Church celebration of uh, Meri was nothing to do with political stuff but uh, he wanted to celebrate with entire Turkish fans and Also the Turkish nation all over the world. So we find it completely unfair. And I think um, our other players will feel it in a good way. Ferry, goeiedag. Um, uh, ik neem aan, je, je kijkt uit naar deze wedstrijd, maar er gebeurt nogal in, uh, wat in de aanloop naar dit duel. Uh, hoe kijk je nu naar die wedstrijd van morgen? En, en heb je ook al heel veel berichten uit Nederland erover gehad? Ja, tuurlijk. Voor mij is het een speciale wedstrijd. Uh, voor ons maakt het niet uit wat er gebeurt. Voor ons is de extra motivatie uh, en yeah. ja, we zullen klaar zijn morgen en uh, de speler die zijn plaats gaat vervangen. Ik weet niet of de schorsing nog opgeheft kan worden, maar uh, dat gaan we uh, later uitzoeken. Veel berichten gehad, heel veel berichten. Vrienden en familie komen me allemaal supporten morgen, dus het uh, wordt mooi. Hi Ferdy. Uh, in hoeverre heeft uh, deze hele ruil rondom uh, Demiral nog jullie voorbereiding op welke manier dan ook beïnvloed? Uh, en ik wil ook graag aan je vragen hoe zou je de kracht van dit Nederland zelf elftal willen omschrijven? Uh, natuurlijk is het zonde dat hij uh, schorsing heeft gekregen. Maar uh, we hebben een hele goede selectie. Um, dus uh, iemand anders die op zijn plek gaat staan uh, zou het goed gaan invullen. En um, wat was je tweede vraag? Nederland heeft uh, heel veel individuele kwaliteiten. Um, vooral Cody is uh, heel sterk bezig dit toernooi. Uh, ik heb ook met hem samen gespeeld, dus ik, uh, ik weet goed wat hij kan. Uh, aan de bal is Nederland heel sterk. Maar uh, ik, uh, ik denk dat wij met onze passie, met ons, uh, ja, dat we spelen met ons hart Nederland het Nederland heel moeilijk kunnen maken. En het gaat een mooie wedstrijd worden. TV Spor Çiğdem Günal, ferdi başarılar diliyorum yarın için. İstikrarın ve performansınla takdirleri toplamaya devam ediyorsun ki Avusturya maçındaki istatistiklerin de oldukça dikkat çekici. 5 sene önce Hollanda genç milli takımında oynayan Ferdi ile şimdiki Ferdi'yi kıyasladığında neler görüyorsun? Teşekkür ederim. Um yes, it's it's going well so far. Um... Uh, the last game against Austria, we played very good as a team for the first 60 minutes. The last 30 minutes, we had some problems, but at the end, um, yeah, we fought very hard, and uh, we are, I think we deserve to be in the quarterfinal. If I compare myself to the 35 years ago, it's a totally different player. I played in a different position, and also um, yeah, I was playing for the Netherlands. But uh, I made the decision, I've made the decision two years ago to play for Turkey. And uh, I didn't re didn't regret it one time. I'm very proud to wear the Turkish national team jersey. Okay, in the second row here, please. Ahmet Selim Kulaber, Türk Ferdi, ee, çok başarılı bir turnuva geçiriyorsun. Son dakikada bile attığın driplinglerle aklımızdasın. Ee, sakatlıktan çıktın bir yandan da. Fiziksel olarak ne durumdasın? Bize biraz bahsedebilir misin? Ja, het is een small probleem voor het tournament. Maar um, nothing special. We didn't want to take risk. En um, feeling very good at the moment, so I'm ready. klaar. Ja, uh, vraag uit het uh, vanuit Nederland. Ik heb je oud coach uh, Erwin van der Looy gesproken, die zei dat je in dit oranje niet zou misstaan. Hoe zie jij dat zelf? Ja, dat doet er nu niet echt meer toe. Ik heb die keuze twee jaar geleden gemaakt om voor het Turk zelf dat, uh, te spelen. dese gameplay datığı nu hier ben. Kay, under yeah, left Erkut Öztürk. öncelikle başarılar diliyoruz yarın için. Ferdi, geride bıraktığımız 5 maça baktığımızda bir 11 yapılsa en iyi oyunculardan kurulu performans açısından bir 11 yapılsa sen kendini sol beki koyar mısın? Ja, um, yeah, de coach is me there, dus so ik zal put myself also there. Oké, daar roda. Ferdi, je, je beantwoordt de vraag in het Engels. Uh, spreek je helemaal geen Turks of uh, maar een klein beetje? Of hoe gaat dat in het trainingskamp en als de trainer een uitleg geeft voor uh, hoe de tactiek is en zo? Oh, ik voel me meer comfortabel om uh, in het Engels te spreken. En uh, tijdens training of besprekingen uh, heb ik er geen last van. We take one more question for the player here on the left. Hoi, Columbo Football International. Uh, uh, er zijn ook heel veel Turkse fans in Nederland oh. uh, in, in beweging en die zijn er helemaal klaar voor. Uh, hm. ja, krijg je dat mee? En uh, zeg maar die massale steun. En hoe vind je dat? Um, ja, natuurlijk krijgen we het mee. Uh, ze zijn voor ons echt ons twaalfde man. Uh, het voelt echt uh, als een thuiswedstrijd, thuis dus uh, dat is fantastisch. En uh, hopelijk uh, morgen steunen ze ons zo uh, alle andere wedstrijden. Okay, if you could raise hands for any more questions for the coach now. In the front row here, please, in the white shirt. Güler Akın Binsports, hojan başarılar dileriz. Türkiye sizin arkanızda herkes belki merakla heyecanla bu maçı bekliyor. Tabii ki size de Meli konusuyla alakalı görüşünüzü sormakla başlamak isterim. Meli olmayacak kadro diziliminizde bu maçta oyununuzu nasıl etkiler bu ceza hakkında siz neler söylersiniz hocam? Aynı zamanda tabii Meli'nin yokluğunda savunma hattını nasıl düşünüyorsunuz? Çok teşekkürler. Allora <laughs> intanto la ritorniamo in giusta. Perché non era un gesto politico come, come è stato interpretato e quindi c'è stato un fraintendimento in questo senso. Di sicuro non è una squalifica che frena l'orgoglio turco, anzi, in questo caso viene ancora di più alimentato. Il simbolo era un simbolo di orgoglio, di orgoglio turco in, nel mondo e quindi tale deve rimanere e sono sicuro che domani. questo orgoglio sarà ancora più forte sia in campo con i giocatori sia sugli spalti a casa i nostri tifosi turchi. Next question in the second row here, gentlemen. Ahmet Selim Kulu Haber Türk. E, farklı takımlara karşı farklı taktikler, farklı anlayışlar güttük. Özel hazırlıklarımız oldu. Yarın Hollanda'ya karşı nasıl hazırlıklar yaptık? Biraz rakiple ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyim? diversa ancora. <ride> ogni partito è diversa, ogni strategia è diversa, ogni, ogni partito c'è di, giocatori diversi a disposizione. No? Sono stato tanto criticato in questi mesi perché nell'amichevole eh, non ho mai giocato con la stessa formazione, ma tu non hai mai gli stessi undici che magari hai nella testa in questo momento per 40 giorni nelle migliori condizioni fisiche e mentali? e al netto delle squalifiche, quindi noi abbiamo sempre cambiato, ognuno si sente a suo agio quando entra in campo, ognuno sa quello che deve fare quando entra in campo e per me questo è un orgoglio perché sono stati tutti bravi fino adesso, chi è subentrato, chi, 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 chi ha giocato all'inizio, chi, chi magari la prima partita non l'ha giocata e poi ha giocato la seconda e via, e via dicendo, quindi questo come allenatore mi rende orgoglioso e questo come allenatore era doveroso fare, non esistono più a questi livelli a fine stagione un 11 titolare ideale, non esiste. Ok, front row please. Anadolu Ajansı İlmisever, yerin için başarılar. Eee final stadındayız tabii ki eee önce neler hissediyorsunuz on soranın final stadında olmaktan ve finale kendimizi artık biz yakın görüyoruz ama siz ne düşünüyorsunuz? di finale. No, ma noi dobbiamo fare un passo alla volta. Ci dobbiamo porre ogni volta degli obiettivi eh, vicini, no? quindi non è inutile pensare oltre. Per giocare un quarto di finale, bisogna essere confidenti, fiduciosi e, e anche umili, eh, perché l'umiltà è. È fondamentale anche domani, così come la gestione delle emotività, perché siamo la squadra più giovane del torneo, sono pochi calciatori che hanno giocato partite di questo livello con abitudine e quindi sarà fondamentale anche tutto questo. Quindi, noi vogliamo pensare alla prossima partita, che è domani e vogliamo provare a vincerla. Next question: the gentleman in the blue shirt, in the second row, there, please. In italian, it's fine, right? Che ne ha Italia. in Italia? Eh, Luca Bianchi, in Gazzetta dello Sport. Eh, mister, ha parlato di critiche. Eh, c'è qualche critica adesso che ritiene ingiusta di quelle che ha avuto nel passato? E poi, una piccola curiosità da italiano, se c'è qualche ex allenatore, visto che ne ha avuti tanti importanti, che sta sentendo in questi giorni per un'opinione, o un consiglio. Grazie. Eh, la prima qual era? Luca, scusami No, ma le critiche non erano, il ruolo del CT, lo sappiamo bene anche in Italia, è, è, no, è parafulmine di tutto, quindi le critiche vanno prese, è, vanno accettate, è, ho già dato il passato la mia è, insomma, definizione di critica, ci sono quelle giuste che qualche volta che ci sono e che mi fanno riflettere, e ci sono quelle giuste che mi fanno sorridere e mi motivano ancora di più, e ci sono, ci sono tutte e due, no? quindi le critiche... Se non riesci a sopportare e supportare le critiche non puoi fare il ct, quindi almeno non mi hanno mai condizionato. Era solo un'intesa un, un un no? pe, pe, per dire questo. No, rispetto agli altri, no, non ho tempo. Qualche messaggio qualche mio amico allenatore, ma poco nel, nello specifico più a livello umano. Questione here from the right hand side, please. Ee, hocam öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Eee Bellingham daha ağır, ağır bir hareket yapmasına rağmen ceza almadı ama Meriye Kimat ceza verildi. UEFA'nın Türkiye'ye ve Türk milli takımına karşı bir ön yargısı var. Yarınki hakem yönetiminden endişe duyuyor musunuz? Hakem bundan etkilenir mi? Size teşekkür ederim. lei non è la commissione, giusto? Soru sordu çevir yok değil mi? Söyleyeyim. Siz o zaman karar merci ile birlikte çalışmıyorsunuz değil mi diye sordu. No, no. Yok. Ah, <laughs> e şey no, non rispondo, non guardo altre squadre, guardo guardo solo in casa mia, sinceramente. Uh, in the front row with the blue shirt here, please. Oh, sorry, my <laughs> I had a problem with my interpretation earlier. Um, the Turkish supporters have been remarkable here uh, in, in Germany. They seem to be so behind you. Holland always have a lot of fans. But do you think it will be like another home game tomorrow? And how will that affect? maybe both teams but particularly your team. No, i nostri eh, sono stati straordinari fino ad oggi, sono stati appassionati, passionali, ci hanno trasmesso il loro amore dall'albergo allo stadio, dallo stadio all'albergo costantemente, sono stati sempre super civili e corretti e quindi mi aspetto a questo anche domani e questa vicinanza e e questa passione, questa correttezza. Rispetto all'Olanda so che sono tanti tifosi ma sinceramente no, ho visto poco in questo senso eh, ma sono certo che i nostri si faranno sentire come hanno fatto anche a novembre no? che abbiamo giocato qui contro la Germania e eh, eh, lo stadio era praticamente maggioranza, maggioranza turca. La seconda per favore. Hocam, yarın için başarılar diliyorum. E, eminim çok coşkulu bir atmosfer sizi bekliyor olacak. Dün yardımcınız Rosso açıklamalar yaptı ve 3 e, yıldır Türkiye'deyiz ama hocamıza bakınca ataları Türkmüş gibi bir bağlılık görüyorum dedi. 15 yıldır da beraber olmamıza rağmen sadece e, Türkiye'de bu kadar bağlılığı hissettim dedi. E, bu bağlılık nasıl gelişti? Teşekkür ediyorum. Ha No, ma è, è, è molto semplice. Sono cresciuto in un paesino, in provincia di Napoli, che all'epoca c'era anche un forte, un forte razzismo no? contro quella terra, sia a livello dialettico, sia a livello di pregiudizi. E diciamo che ho trovato veramente molte, 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 molte similitudini, anche come mentalità eh, in Turchia. Quindi mi sento, mi sento a mio agio. Sono tornato un po' alla mia infanzia. Hocam buradayım. Serhan Türk Demirören Haber Ajansı. Yarına başarılar dilerim ben. Şunu söylemek istiyorum. E, turnuvanın en fazla seyircisi oranına sahibimiz. Türk milli takımı takip eden taraftarlar açısından. E, motivasyon anlamında e, milli takımımızda sıkıntı olur mu? Çünkü şunu söylemek istiyorum. Bizim başardığımız şeyler ve gittiğimiz yol mutlaka birilerinin dikkatini çekti ki... ...Merit Emre'nin cezasına geldik iki gün boyunca... Almanya basında Merit Demiral için adeta ceza verilsin diye baskı yapıldığını gördük. Motivasyon anlamında sıkıntı yaşar mıyız? Bir de yarın gelecek olan taraftarlara mesajlarınız var mı buradan? Ah, tifosi che devono Essere se stessi, quelle che hanno sempre fatto fino adesso, dimostrare orgoglio turco, vicinanza alla squadra, passione e sostegno, no? come hanno fatto anche nei momenti di difficoltà. Giocatori, bisogna sapere invece gestire queste emotività della partita a prescindere, emotività interne quindi, ma anche emotività esterne. Siamo una squadra giovane, la più giovane e ripeto. E si gioca anche emotivamente, questa partita si prepara anche emotivamente. Ovviamente è avvantaggiato chi è abituato a fare determinate partite e di prepararsi per de determinate partite. Chi ha più abitudine è un po' avvantaggiato. E quindi, noi dobbiamo essere in grado di, di gestire tutta questa emotività e, e trasformarla in energia in campo perché a volte essere più giovani si è anche un po' più incoscienti e può essere un vantaggio. Yep, the gentleman in the center that third oh. Hocam başarılar diliyorum. TV Bu Spor Erkut Öztürk. Avusturya maçında golü çok erken bulduk. Ee, 1-0'dan sonra da Kaan üçlü savunmanın içinde gördük. Merak ediyorum planınızı. Çünkü siz maç içinde de taktiksel değişiklik yaptığınızı ve burada da sonuç aldığınızı bize gösterdiniz. Maç başındaki planınız üçlü savunma mıydı? Yoksa golü attıktan sonra mı biz Kaan'ı üçlü savunmada gördük. Ee, özellikle de yarın Merin olmayacak, e, oynamayacak olması, bu tür planlarınızda e, biraz sizi zora sokacak mı onu merak ediyorum. No, intanto no, abbiamo tre squalificati con Demiral, e, quindi non è stata una costante fino ad oggi, ma fino ad oggi i calciatori che hanno sostituiti titolari hanno fatto il loro Eh, la, 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 la loro performance eh, eh, bene, quindi non posso dire niente in questo, quindi sono abbastanza sereno e tranquillo. Rispetto allo schieramento a 3 o a 4, sinceramente anticiparlo oggi eh, mi sembra veramente un do gol. Eh, abbiamo questa possibilità di, 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 di poter giocare eh, a 3 o a 4, soprattutto se c'è canni in campo. Eh, Dall'inizio, eh, quindi, posso solo dire che. İnşallah hiçbir şey olmaz sanottay Khan Nice'da la partita e poi vediamo come ci schieriamo. Kayp second row here on the right. White insect, white insective net. Grup maçlarında forvet olmadığı için çok fazla eleştirildi ama Avusturya maçı sonrası çoğu taraftar da hocanın bir bildiği varmış demek ki dedi forvet olmadığı için oynatmıyor. ne capito. abbiamo sempre chiesto Ah, ok, sì, allora, allora il miglior attaccante è lo spazio, il miglior attaccante è l'equilibrio di squadra, il miglior attaccante è capire cosa sia più giusto per la squadra. Questo è il compito di un allenatore. Io ero l'attaccante e, e quindi vado un po' controcorrente in questo senso. No? Quindi, noi abbiamo una squadra prevalentemente offensiva in campo con gli undici, Lo dicono i numeri, lo dicono i gol, lo dicono le azioni create. E potrei continuare all'infinito. quindi, noi a partire dai, dai terzini, eh, che uno ce n'ha un accanto, è più offensivo che difensivo, secondo me. Quello di destra è più offensivo che difensivo. Eh, gli esterni sono più offensivi che difensivi, quindi i centrocampisti Di solito sono più offensivi che difensivi, quindi io non mi sono mai fatto condizionare da questo. E... Abbiamo giocato anche con l'attaccante, Tosun ha, gio ha, gi ha giocato poco ma ha anche segnato, quindi abbiamo varie opzioni, varie possibilità e, e le usiamo in base alle, alle esigenze del momento. çeviri düzenlemesi. Ee, yani hocamızın aslında en baştan söylemek istediği şu. Yani bizim aslında forvetsiz gibi gözüksek de bir takımda en iyi anlamanız gereken e, futbolcuları en iyi koşullarda oynatabilmek, alanı görebilmek, dengeli olabilmek ve bütün bunları e, tabii ki de yaptıktan sonra bizim kadrolara baktığınızda bizim hani bekimizden başlayacak şekilde hani onlar bile e, ofansif meyilli oyuncular. Yani o yüzden genel olarak baktığımızda evet forvetlerle de oynadık, goller de attık ama herkesin hani biraz daha böyle ofansif meyilli olduğunu da düşünmek e, gerekiyor. Çünkü gerçekten takım olarak ofansif bir oyuna meyilli bir takımız. Side. Senat Ok Milliyet Gazetesi, başarılar hocam. İlk maçla son maç arasında milli takımın değişimini olumlu anlamda nasıl değerlendiriyor? Nasıl bir gelişim kaydettik ve kendisine en çok memnun eden unsur ve unsurlar nelerdir? Teşekkürler. sicuramente. <laughs> No, è una squadra unita una squadra che sta bene insieme è una squadra che si applica in campo in base alle convinzioni e le richieste dell'allenatore no? l'orgoglio più grande è questo mettono il cuore sempre sanno cosa fare in ogni momento, in ogni momento. poi si può fare più o meno bene dipende anche dall'avversario e dalle situazioni quindi insomma è una squadra che ha un'anima è la cosa più difficile da costruire, è la cosa che c'è, che, che vedo anche fuori dal campo, è la cosa che mi rende più orgoglioso, a prescindere dai risultati, no? che a volte abbiamo visto, anzi spesso, sono determinati da, da, da dettagli minimi. E cambia giudizio totalmente anche di un allenatore. Ok, final question there, please, on the far left. Montella, ehm, noi la ricordiamo bene da calciatore. Lei è un grande sinistro. Prima ha parlato del, del ruolo dell'attaccante. Le volevo chiedere il mancino, il sinistro di Arda a che punto è? Mi ricorda il sinistro di qualcuno, insomma, a che livello siamo? No, no, è talento, è forse è un po' più, più morbido del mio. Eh, cioè, il suo è più morbido del mio, appunto. No? è un calciatore che. Avrebbe bisogno veramente di giocare con continuità, no? eh, durante l'anno gli è successo poco per gli infortuni, eh, non è stato facile, però lo vediamo, più gioca e eh, più cresce di rendimento anche dentro la, la, dentro la partita stessa, eh, quindi mi auguro, mi auguro davvero che possa avere una continuità perché è un talento che può arrivare ovunque. Perfect. Thank you very much. Okay. Thank you.